Ciao! Allora, oggi vi volevo far vedere un prodotto comprato recentemente. In realtà fa parte di una collezione vecchia, ma che, se avete visto, a Firenze si trovava ora. E sono i due smalti della Naughty Girl. I due smalti che ho sono questi due, sono 11 ml. Durano 36 mesi dall'apertura, uno è lo 02 O Capitan Capitan e uno è lo 03 Miss Navy. Oggi vorrei provare con voi questo e vi vorrei anche dire che numero è. Il problema è che gli ho tolto il tappo perché mi si era sporcato e lo volevo ripulire un pochettino per farvelo vedere e non mi ricordo più qual era Miss Navy e qual era Capitan Capitan. Credo che per il colore questo fosse Miss Navy, ma mi potrei sbagliare. Ho detto gli ho tolto il tappo perché questi due smalti ho scoperto che hanno il tappo di quelli che si sfila così e che vi rimane in mano. Io questa cosa non la capisco, mi sembra solo uno spreco. In più non lo sapevo, quindi ogni tipo questo rosso l'ho già usato, l'ho scosso così e ha rischiato di volarmi dall'altra parte della stanza. Quindi attenzione. Allora, il rosso l'ho già provato un paio di volte, forse anche tre, e sinceramente sono delusa, non mi è piaciuto per niente e non ve lo consiglio un granché. Il prezzo è basso, è meno di 3 euro mi sembra, quindi se li volete non vi rovinerete. Però questo qui è densissimo, poi un giorno lo proviamo insieme. Quando lo stendete fa uno strato piuttosto gessoso, piuttosto spesso, piuttosto così, piuttosto di quelli appunto densi, eh? E il problema è che vi si sfoglia, vi si spacca come toccate qualsiasi cosa là, se lavate i piatti, avete finito di, che ne so, se lavate i panni, quando avete finito di lavare i vestiti, ci avete mezzo smalto spaccato e se n'è andato con l'acqua. Quindi su questo io sono rimasta molto perplessa. Lo proveremo insieme e lo vedremo insieme, ma la cosa bella è che l'ho provata anche con due basi diverse, una di Mavala, quindi anche una base che è un po' più costosa di quelle low cost. E una era quella addirittura degli smalti di L'Oréal Infallible che ti garantisce di durare, insomma, non l'hanno protetto per niente. Questo coso si è continuato a sfaldare alla velocità della luce. Oggi con voi voglio provare l'azzurro, vediamo se è uguale e vediamo come rende sul lungo. Allora, ecco qui lo smalto, questo è il colore. Ora lo levo così, lo scuoto un po'. Lo scovolino è normale. Sembra diverso dall'altro, ragazzi. Questo sembra molto più liquido. Alla prima passata non è neanche perfettamente coprente, secondo me, però forse è meno spesso. Andiamolo a vedere. Ok, questa è una passata. Secondo me ne serve un'altra. Chiudiamo, scuotiamo e andiamo con la seconda. Ok, queste sono due passate. Due passati sono coprenti, il colore è molto carino, molto molto carino, e vediamo come si comporta nei prossimi giorni. Poi un altro giorno vediamo anche il rosso, cerco di farvi vedere se si spacca tutto anche questo oppure no. Però la consistenza è molto diversa rispetto all'altro, perché questo alla prima passata è liquido, alla prima passata è meno coprente, però sembra anche meno stucco, consistenza stucco, insomma. Ciao. Ciao! Allora, oggi vi faccio vedere l'applicazione di lui, quindi lo smalto rosso. Per favore ignorate l'orrore delle mie unghie, perché sono veramente malmesse. Ho tolto i tappini, questi qui, oddio, questi qua, quindi ancora peggio, non mi ricordo più quale è il blu e quale è il rosso. Comunque resta il fatto che
Il tappino è una cosa veramente molto inutile. Allora, ignorate le mie unghie che nonostante ci sia stata dietro un po', non le abbia messo lo smalto per un po', le abbia dato dei trattamenti rinforzanti, non sono ancora a postissimo e soprattutto ho la parte del giro cuticole molto secca, con tante pellicine anche abbastanza mangiucchiate, essere proprio sincera. E, ok, andiamo a mettere su questo sfondo fucsia il rosso. E spero che da questi vediate che è molto pigmentata la prima, ma è uno strato molto denso di prodotto e questo fa sì che, per quanto bello, tenda a saltare abbastanza facilmente. Comunque, niente, questa è l'applicazione di questo smalto. Come vedete, appunto, secondo me questo con una passata è sufficiente, forse non è perfettamente omogeneo, ma insomma quasi, e è meglio non esagerare perché più strati date più si diventa spesso e più c'è il rischio che voi lo, insomma, al minimo urto salti. Quindi ho visto con le prove che questo colore qui è meglio darlo così, mentre il blu è abbastanza liquidino, quindi con una passata non ce la fate ad avere uno strato coprente così, e quindi va a finire che ne dovete per forza dare due, però fa meno spessore e resiste a un po' di più con due passate. E niente, con questo direi è tutto, tanto non è necessario che vi faccio vedere tutte le mie orrende unghie. Io ora vi lascio a... all'applicazione dello smalto con le prove giorno dopo giorno che ho fatto già. Ne ho messo su un'unghia rossa e su un'unghia blu, e quindi lo vedete all'opera. Devo dire che, vi giuro, le volte prima il rosso era saltato alla velocità della luce, durante le prove ovviamente è saltato prima il blu, che nelle altre volte aveva retto un po' meglio, però insomma, come vedete, la durata non è più di tanto lunga. Con questo è tutto, vi mando un saluto, ciao! Ciao! Allora, ho messo lo smalto, anzi i due smalti, quello rosso e quello blu, della collezione Navy, boh, lo vedete scritto nel titolo, ora a memoria non mi viene, quindi ho rimesso lo smalto. Le mie mani non sono in ottime condizioni, ho qui tutte le pellicine eccetera eccetera, ma ignorate questo, questo è un test sullo smalto. È stato messo stamattina, siamo nel pomeriggio, sopra a un top coat di, non lo so, di mia sorella, perché ero a casa dei miei genitori, quindi non avevo i miei. Credo fosse un top coat da supermercato giù di lì, non mi ricordo come si chiama, però è bello lucido, e vediamo quanto regge il rosso e il blu. Per ora sono così, poi vi seguo giorno dopo giorno all'andazzo. Questa è la sinistra, per ora è perfetto. Ciao. Più o meno a fuoco, vedete, queste sono le unghie il giorno dopo. Allora, non so se percepite, però qua iniziano ad essere un pochino sciupate sulla punta delle dita. Però sta reggendo abbastanza bene. Devo dire la verità che stavolta sono stata molto principesca, per cui siccome ero a casa dei miei genitori non mi è capitato di lavare i piatti e cose così. E quindi ecco, non ho... pulito e cose così, insomma non ho fatto niente in questi giorni, in quest'ultimo giorno, quindi si sono sciupate forse meno del normale rispetto ad altre volte, perché appunto non ho pulito, non ho lavato, non ho cosato, e quindi le mie unghie hanno retto meglio, quindi inizia ad esserci un po' una sciupatura, però regano piuttosto bene, hanno retto per ora abbastanza bene. E niente, andiamo avanti col test. Oggi però lavo perché sono tornata a casa, quindi vedrete come salta lo smalto immediatamente. Ciao. Allora, oggi vi faccio vedere le unghie al secondo giorno. Guardate, allora, questa è bella danneggiata, è saltata una bella scheggia,
Questo è un pochino sbeccato, ma è ancora accettabile il rosso. E stessa cosa nella mano di qua. Cioè ho la unghia del blu qui che è saltata una scheggia. Il rosso è accettabile. Vi assicuro, le altre volte il rosso si era asciugato più velocemente, ma probabilmente è un caso. E niente, come vedete lo smalto è sciupato. Io sinceramente quando arriva così, cioè me lo tolgo perché lo trovo brutto. E come vedete la durata è stata molto bassa, cioè 2 giorni esclusivamente, già sciupata il primo giorno, il secondo da togliere. E il blu a me mi aveva dato l'impressione di reggere un pochettino meglio, questa volta è fallito, forse perché il blu con uno strato solo non è coprente, il rosso sì, questa volta ho messo uno strato di rosso solo e due di blu, quindi forse ho fatto troppo spessore. Comunque niente, gli smalti sono questi, i colori sono molto carini, però la durata è piuttosto scarsa. Ovviamente il prezzo dello smalto è talmente basso che non importa. Vi mando un saluto, ciao!